giornata di consulenza 2017, la vetrina dei consulenti finanziari organizzata ancora una volta dall'ANASP per questa quarta edizione. Tantissime le tematiche in primo piano, a partire dalle sfide che riguardano il mondo della consulenza, quelle macroeconomiche con l'incognita Trump che con un tweet riesce a modificare l'andamento del mercato, alle politiche monetarie delle banche centrali che iniziano quanto mai a divergere. Ma poi ci sono anche nuove sfide legate alla regolamentazione, come la MiFID 2 che entrerà in vigore nel gennaio del 2018. Di questo e di molto altro oggi si è parlato qui a Consulenza. Ripartiamo subito allora con le voci dei protagonisti, a partire dal presidente dell'ANASF, Maurizio Bufi. Il mercato è sempre al centro e mai come ora, in una situazione di così grande incertezza, lo scenario che viene dagli USA piuttosto che i problemi in casa nostra o comunque nell'ambito europeo in qualche modo rappresentano un importante banco di prova per tutti coloro che si misurano appunto con il mercato. Ma questo forse anche in passato è stato così. La vera novità a cui faceva riferimento è proprio l'evoluzione della professione che prenderà corpo a seguito dell'introduzione della normativa di riferimento, la famosa MiFID 2, che entrerà in vigore a gennaio del 2018. Quindi noi discuteremo qui, soprattutto in occasione del convegno inaugurale, i temi che riguardano la prestazione del servizio di consulenza, così come la MiFID la regolamenta, introducendo degli elementi di grande novità per quello che riguarda la modalità della prestazione, che sarà sia su base indipendente sia su base non indipendente, e anche le conseguenti forme ed obblighi in capo agli intermediari nei rapporti con i risparmiatori. Quanto è sfidante la MiFID? La MiFID è sfidante perché mette di fronte a tutto quello che deve essere reso trasparente al cliente. Sarà un crocevia importante per la nostra professione, ma soprattutto per come potremo anche tutelare il nostro cliente risparmiatore. È molto sfidante perché anche in questo ti porta a dover far presente i clienti, forse abituati a tanti anni di acquisto di prodotti, che è arrivato il momento di parlare di consulenza, e che la consulenza, come tutte le consulenze, prevede una formazione, e questa formazione prevede anche dei costi che debbono essere esplicitati. Soprattutto emergerà molto la qualità del servizio. Si passerà, ed è appunto una cosa straordinaria, finalmente da quella che può essere la vendita di un prodotto magari a quella che è una vera e propria consulenza e attenzione alle esigenze del cliente. È sfidante per chi non la applica già, probabilmente. Credo che si faccia un po' ancora più chiarezza e un po' di pulizia per chi non ha lavorato finora in questo modo. Il fatto che ci saranno questi costi che sono trasparenti, quindi anche il cliente si renderà conto del valore aggiunto che potrà dare un consulente, cioè in quella maniera lo potrà anche misurare. Numerosissimo il pubblico dei consulenti che ha affollato il Parco della Musica a Roma per questa prima giornata, eppure c'è un messaggio, un primissimo messaggio che già emerge, quello di una positività, perché nonostante la volatilità e l'incertezza che domina sui mercati in questo inizio di 2017, c'è una positività per un rialzo dei rendimenti e ancora per politiche monetarie che possano davvero sostenere l'economia. Sentiamo. La domanda più frequente è che cosa accadrà, e nessuna persona ragionevole oserebbe dare risposta. Un'altra domanda giustificabile, verosimile, è quella di rendimenti senza rischio. Purtroppo siamo già entrati in un ambiente in cui per avere sicurezza di rendimento bisogna rinunciare alla sicurezza. Per costruire però un portafoglio diversificato, un po' più aggressivo, è necessario da parte dell'investitore un salto culturale, da parte del consulente una grande prossimità, una competenza che naturalmente c'è, ma prossimità al cliente nell'accompagnarlo, perché per avere rendimento è necessario rinunciare alla sicurezza che veniva data dagli strumenti tradizionali dei titoli di Stato o dei depositi postali. L'incertezza, secondo lei, si può trasformare in opportunità?
Assolutamente sì, mai come in questo momento dove abbiamo dei valori di classi di investimento molto tirate. Pensiamo per esempio a quelle che sono le quotazioni del mercato azionario americano, mai ai massimi come in questo momento. Volatilità di breve periodo consente sicuramente di aprire delle posizioni anche su quelle che possono essere classi di investimento rischiose. Pensiamo ad esempio a quello che può essere il segmento della yield, a yield anche in termini di tasso variabile per avere l'opportunità di cavalcare un aumento di rendimenti, ma sicuramente anche le banche americane. In un contesto possibile di crescita dei tassi di interesse, questo per noi può essere un'opportunità di sfruttare volatilità di breve periodo. L'economia va in sostanza bene. Persino l'Europa sta vedendo una certa ripresa, anche se gli ultimi dati, quelli del quarto trimestre, non sono stati particolarmente brillanti, però c'è una ripresa sottostante che si evidenzia molto bene attraverso gli indicatori leading, e probabilmente questo porterà a una ripresa un po' più consistente nel primo trimestre di quest'anno. E le prospettive sono in leggero miglioramento, non particolarmente marcato, ma in leggero miglioramento. La politica fiscale di Trump porterà probabilmente a una rivalutazione del dollaro, o almeno questa è l'idea. Se questo avviene, succede, è possibile che in realtà i capitali si muovano anche nella direzione di là. Quindi non mi è affatto chiaro che ci possiamo aspettare un flusso di capitali verso l'Europa. È possibile, però in questo momento non lo vedo chiaramente. Come sarà il 2017 per i consulenti finanziari? Difficile come tutti gli altri anni. Un anno di svolta, ma anche per il mercato, per tutto quello che riguarda il rapporto consulenza cliente. I mercati invece, come dire, stanno aiutando un po' molto i consulenti finanziari, perché i portafogli stanno crescendo. Una bellissima sfida, e secondo me potremmo fare sempre di più in termini di consulenza finanziaria. Più il problema si fa, più la situazione si fa impegnativa, e più c'è bisogno di noi, quindi io sono molto entusiasta. Forse rispetto al pubblico esterno, quindi ai risparmiatori, potrebbe essere un anno in cui si potrà incominciare ad apprezzare la nostra attività, quindi per me vedo probabilmente un anno per un futuro lancio ancora migliore per la nostra attività. Facciamo i conti un po' con un mondo complesso e continuiamo a lavorare come sempre. Tantissime le case di consulenza intervenute, tantissime le strette di mano, i consigli che sono arrivati da questa giornata, lo vedete anche intorno a me, e sicuramente anche tanti i messaggi importanti, quelli da dover ricordare innanzitutto per poter ripartire in questo 2017. Facciamo il punto con Germana Martano, che è direttore generale di ANASP. Una giornata come di consueto che apre dando una view generale ai consulenti su quelle che sono le dinamiche dell'economia e della politica a livello globale, per arrivare poi al nostro particolare italiano. Il consulente finanziario è l'anello ultimo ed è il contatto diretto con il risparmiatore. I mercati oscillano, le crisi ci sono sempre state, più o meno profonde, più o meno intense. Il consulente finanziario è quello che sostiene l'investitore nelle sue scelte. La positività è d'obbligo, non è incoscienza. È positività perché esistono strumenti per tutte le esigenze e per tutti i momenti.